Ciao, benvenuti e bentornati qui su La Scienza di, il format in cui prendiamo film e serie TV e le analizziamo dal punto di vista scientifico. Oggi insieme a me abbiamo Adriano Santucci, il più grande odiatore di Tenet nella storia del cinema. Sì, su questo posso essere d'accordo. Luca Perri, che invece penso che odierà La Scienza di Tenet. Ma magari ottimo, no, ottimo. Adesso lo scopriremo quando andiamo. Quindi non stavamo per girare esperto di pasticceria, analizza scene, no, di abbuffate. No, okay. Preferivi. Avrei io preferito. E su quest'onda cominciamo! Finalmente è arrivata questa puntata, io non vedevo l'ora, dalla prima puntata dove comunque abbiamo parlato di Nolan. Sì, in un film Interstellar. Qui arriviamo al capolavoro massimo di Nolan, no? Giusto? Dipende. No, non lo so, non mi sbilancerò. C'è qualcuno che lo dice. E parliamo di Tenet. Ora, la prima domanda che voglio farti è su il principio che è alla base del film, okay, cioè il principio dell'entropia attorno al quale loro fanno girare poi tutto quanto, creano questo meccanismo di risalita del tempo, non è che loro ritornano indietro, come i salmoni rispetto, vanno in trio, esatto. Poi anche ci introducono il concetto di calore legato all'entropia e sfruttano anche questa cosa qua. Ora, tutta sta roba c'ha un senso, un minimo di senso, o se sono fatti una serata proprio dove si sono sfasciati malissimo? C'è una ragione vaga di fondo, che tra l'altro lui discusse con Kip Thorne, che quello di Interstellar. Quando Nolan poi ha detto a Kip Thorne: ah, figa questa idea, ci faccio Tenet. Kip Thorne ha detto sì, ok, ma non mettere il mio nome. Ah, ok. Cioè, adesso vedi, quindi, vedi che insomma, inizia a chiarirsi le cose. Non nominarmi. Esatto. Perfetto. No, il punto qual è? È che se noi guardiamo, diciamo, il mondo attorno a noi, noi vediamo il tempo scorrere e siamo abbastanza sicuri di questa cosa, cioè il tempo scorre dal passato al futuro. C'è un problema, che se noi andiamo a vedere tutte le leggi della fisica che noi conosciamo, noi possiamo mettere il tempo che scorre al contrario all'interno delle leggi e funzionano tutte uguali. Cioè, noi abbiamo tutta la nostra costruzione della conoscenza sulla fisica che è basata su un tempo che, se scorre in un senso o nell'altro, è uguale. È uguale. Funziona tutto lo stesso. Funziona tutto uguale. Allora, se io faccio rimbalzare una palla e la riprendo, e questa cosa c'è più o meno in Tenet, nel momento in cui la scienziata spiega al protagonista del proiettile. Esatto. Gli fa vedere il video di lui che prende il proiettile. Se noi prendiamo una palla, la facciamo rimbalzare, la registriamo e la mandiamo avanti e indietro nel tempo, non capiremo mai se la palla sta andando, per dire, da sinistra verso destra o da destra verso sinistra. Non lo possiamo capire. La legge fisica funziona nello stesso modo. Questo vale per tutte le leggi tranne una. Esiste una legge, adesso questa la lasciamo a terra e magicamente sbuca. Oggi cos'è? Sei Tonio Cartonio. Esiste solo una legge, che è questa qua, è facile. ASVO! Delta! ASVO! Sai manco. Delta S maggiore o uguale di zero, che è il secondo principio della termodinamica, che ci dice che in un sistema lontano dall'equilibrio termico l'entropia può solo aumentare fino al raggiungimento dell'equilibrio termico. Okay. Adesso cerchiamo di capire cosa diamine vuol dire questa cosa. Allora, intanto, cos'è? Delta è una variazione. Quindi abbiamo una variazione di S, che può essere solo o maggiore o uguale a zero, quindi deve andare per forza in una direzione. S è l'entropia. Okay. Entropia che di solito viene definita come il caos di un sistema. No. Allora, l'entropia che cos'è? Facciamo un esempio. Io guardo la Terra dallo spazio. Okay. Guardo la Terra dallo spazio e guardo l'Italia. Io l'Italia la vedo sempre uguale. Non importa cosa stanno facendo gli italiani. Certo. Cioè, a livello microscopico, che ci siano i brianzoli che corrono per fatturare, non me ne frega niente. L'Italia è rimane quella, sempre nello stesso modo. Così come se guardo un bicchiere, il bicchiere d'acqua, l'acqua per me è sempre uguale. Dentro le molecole d'acqua stanno pogando, ma chi se ne frega? Per me, macroscopicamente, rimane sempre tutto uguale. Okay. Quello che è l'entropia è, diciamo, la misura dei modi in cui a livello microscopico può cambiare un sistema senza che io a livello macroscopico me ne quindi accorga. Quindi se tipo io raffreddo l'acqua e diventa ghiaccio, lì è cambiato. Lì macroscopicamente è cambiato, quindi è diventato ghiaccio. Io sto spiegando, si è funzionato così il format. E in quel caso tu stai togliendo
estraendo del calore dall'acqua. E qui arriviamo al principio del calore, perché il secondo principio della termodinamica praticamente ci dice che il calore può andare solo dai corpi caldi ai corpi freddi, non può andare dai corpi freddi ai corpi caldi. A meno che tu non inverti l'entropia, cosa che fa Nolan all'interno del film, e quindi va a prendere tutto il concetto di entropia e calore e dice: io li inverto e quindi invertirò la freccia del tempo. Perché se il secondo principio della termodinamica mi dice che il tempo va in avanti, se io lo inverto va all'indietro. Da cui deriva quella scena inutile della macchina che esplode con dentro il protagonista, che invece che bruciare congela. Perché era viene per detto, giustificare questa cosa. Esatto, anche il calore, siccome Nolan sa che l'unica cosa che mi dà una direzionalità è il calore, lui inverte anche quella e dice: il calore funziona al contrario quando inverto l'entropia. Punto e basta. Quindi diciamo che parte da una cosa vera, il secondo principio della termodinamica, e poi ci fa il trip sopra. Quindi ti faccio... Questa è solo la prima domanda. Dudaberry in versione cartomante. Giochiamo a poker adesso. Allora, facciamo finta che questo sia il nostro sistema macroscopico, le carte. Le carte, quando io le compro, sono tutte in ordine. Certo. Ok. Mentre le mischio, diciamo che statisticamente è difficile che si rimettano in ordine. Più le mischio e più faccio casino. Certo. Quindi, però da fuori sembrano sempre lo da stesso fuori sembrano carte. Sempre lo stesso mazzo di carte. Però il punto è: sta davvero aumentando l'entropia di questo mazzo di carte mentre io le mischio? Quindi facciamo, prendiamo delle carte. Ma sì, anche questa. Ora, se io ve le dispongo, facciamo così, poi ti metto questo, così e così. Il punto è, voi vedete un ordine in questo mazzo di carte? No. Sì, forse è rosso e nero. Rosso nero, ma se ti dico come quando fuori piove? Cuori quadri, cuori fiori quadri, picche. Fiori picche. Sì, l'hai messo così. Sì, no, se vedi, sei tu che non guardi l'ordine. Quindi vediamo un ordine, un doppio ordine, sì. Volendo. Adesso io inizio a mischiare queste carte, per dire faccio così. È aumentato o diminuito? Beh, quello di prima non ci sta più. Quello di prima non ci sta più. Però adesso è alternato. Adesso c'è un altro nero rosso, nero rosso. Ok, se te lo metto così. Qual è la tua data di nascita? La mia? La sua. Oddio, questo è un gioco di magia. Aspetta, 2 agosto. Il coniglio. 2 agosto 1991. Mazza. E come facevi a saperlo? Perché ho chiesto quindi, alle spie. Hai fatto tutto finta di scegliere, certo, delle carte a caso, sto perché pezzo di merda. Questa è magia. Il punto qual è? È che voi vi siete concentrati su dei parametri, che erano i colori o i segni, e vi siete persi un altro parametro, che è invece il valore delle carte. Certo. E quindi quello che ci stiamo chiedendo noi fisici è: noi misuriamo il mondo e secondo i parametri che stiamo misurando noi, a noi sembra che l'entropia stia aumentando. Ma metti caso che arriva una specie aliena che misura altri parametri, per lei magari, tu non sei alieno in questo caso, per te l'ordine è aumentato perché stai guardando un altro parametro. E quindi quello che ci stiamo domandando è un'impressione quello dello scorrere del tempo dal passato verso il futuro? Perché per avere una conferma, sì. Voi vi fate le domande e poi vi date anche le risposte. Ma pochissime risposte. Le lasciamo aperte e poi ci facciamo i film sopra. Se così fosse, quindi poi il film non ha proprio più senso. Perché se poi l'entropia non c'ha più questa cosa del verso... Beh, in realtà però lui ti può dire: allora se il tempo non è direzionato io lo posso invertire. Ok, ti la ribalta sul tempo, certo, quindi. Però diciamo che l'idea da cui parte è: magari il tempo, lo scorrere del tempo è una nostra impressione. Quindi questo è quello da cui parte Nolan sostanzialmente. Ma quindi qual è il voto che diamo? Perché ricordiamo, ad ogni scena noi daremo un voto su una scala che va da 1 a 10, dove 1 è Berlusconi su TikTok, che a breve diventerà Berlusconi morto su TikTok, a 10 che è Stephen Hawking, che è già morto. Certo, quindi non vi può denunciare, esatto. Al contrario di Berlusconi. Però pensa che bella la denuncia di Berlusconi, la appendiamo lì. Sì, No, dici sì. Allora, io su questa precisa cosa, cioè sul fatto che lui ha tirato in ballo tutto il casino, entropia, calore, gli potremmo dare anche 7,5. Addirittura. Perché dice, ha pescato ha preso l'unica cosa che gli poteva far funzionare il film e ci ha costruito sopra un film, quindi... Diciamo questo bene, tutto il resto poi lo vediamo male. Appurato adesso che Nolan sta ancora sopra la sufficienza, passiamo alla seconda domanda. Sì. Cioè, l'entropia esiste, il tempo non sappiamo se va avanti, se va indietro, dobbiamo capirlo. La domanda è:
Però si può modellare e interagire e modificare l'entropia degli oggetti del singolo, okay, tipo invertire la pistola, i proiettili, il magnetro e delle persone, perché alla fine del film ci sono tutti gli eserciti che vanno, uno va avanti, cioè l'esercito avanti e l'esercito in rio, che fanno che... avanti in rio, avanti in rio. Allora, la domanda è qui, possiamo, cioè c'è un no? Non sai neanche come, cioè quel film è talmente una stronzata che tu non riesci neanche a fare la domanda sensata. Partiamo dagli oggetti, esatto, a entropia invertita. Si può invertire l'entropia? Sì, lo sappiamo fare, abbiamo già costruito delle macchine per farlo, si chiamano frigoriferi. Cioè, il frigorifero non me l'aspettavo questa il deriva. Inverte l'entropia in un perché? Qualche modo, perché va a estrarre calore dagli oggetti, quindi tu hai un corpo che si sta raffreddando ma che cede calore a un altro più caldo, cioè il frigorifero. Quindi tu metti una mela all'interno del frigorifero e la mela pian piano perde, cede calore anche quando già è fredda, quindi va parzialmente a rompere le scatole al secondo principio della termodinamica. C'è però una questione, che tu stai raffreddando localmente l'interno del frigorifero, fuori ci sono le serpentine del frigorifero che invece si scaldano, esatto, e quindi alla fine l'entropia dell'universo sta comunque aumentando. Io l'ho ridotta localmente, che è quello che principalmente fanno nel film, cioè prendono un singolo proiettile, una singola persona, invertono la sua entropia, ma l'entropia del mondo continua ad andare in una direzione e il tempo continua ad andare in quella direzione. Però dove compensano? Dove compensano? Esatto, questa è la grande domanda, non lo so, non lo dicono dove compensano, però quello che poi succede è che se io prendo la mela, la tiro fuori dal frigo, il fatto stesso della mela di interagire con le molecole dell'aria e tutto, con tutto il resto dell'universo che invece va dal passato al futuro, alla fine rigira la freccia del tempo della mela, cioè la mela inizia a scaldarsi nel momento in cui io la estraggo. E la stessa cosa in teoria dovrebbe succedere in Tenet, cioè io inverto la tua entropia, poi tu inizi a camminare nel mondo, il mondo ha invece l'entropia che gira al contrario rispetto a te, pian piano la tua freccia dell'entropia e quindi la tua freccia del tempo dovrebbe riallinearsi. In teoria è possibile invertire almeno localmente il tutto, e il fatto è che poi vince comunque l'entropia grossa, diciamo. Del resto. Aiuto! No, ma c'è un ulteriore problema, cioè la scena in cui lui spara e prende il proiettile. Se tutto funziona davvero invertito, per dire, domande che uno si può fare, come si va in bagno quando si è... cioè, tu riassorbi ciò che hai defecato, ciò che è, esatto, nel passato. Sei sulla tazza con l'entropia invertita. Gli invertiti, appena invertiti. Sì, in teoria se vanno in bagno trovano le feci già presenti nel... Vabbè, diamo un voto? Diamo un voto. Diamo un voto. Non classificato. Facce piano. 3,5 dai. 3,5. 3,5. Quindi 7,5 e 3,5. Siamo a 11. Vediamo a 11, esatto. La prossima ed ultima scena. Nel film si pensa che Robert Pattinson interpreta il figlio adulto cresciuto della tipa bionda che è tornato per fare delle cose. Quindi sostanzialmente nella stessa linea temporale ci stanno due figli della tipa, Robert Pattinson adulto e il bambino. Quindi Robert Pattinson ha viaggiato nel tempo. Non è che in realtà ha viaggiato nel tempo, è risalito nel tempo da molto nel futuro. Per risalire il tempo, siccome tu non viaggi nel tempo ma lo risali tipo salmone con la corrente, vuol dire che Pattinson ci ha messo anni a risalire, esatto, da quando è grande a quando è bambino. Perché dovrebbe essere invecchiato, quindi. Sì, anche tra le altre cose. Tecnicamente se tu inverti l'entropia stai togliendo la direzionalità del tempo, ma non stai viaggiando, non è che dal 2035 ti trasferisci al 2011. Cioè ci devi camminare piano piano. Devi camminare piano piano allo stesso ritmo a cui scorre il tempo normale, esatto, semplicemente solamente in reverse. Invertito, esatto. Prima del voto finale mi rubo un attimo dello spazio perché dovete assolutamente sentire una cosa. E se vi dicessi che questa musica è stata realizzata solamente con i suoni di Roma? Sul mio canale potete vedere il video completo di come abbiamo realizzato questa follia e in generale un po' di dietro le quinte dei lavori di Slim Dogs. In descrizione trovate il link sia del video che del mio canale. Adesso torniamo al voto finale. Su questa cosa dei viaggi del tempo fatti a caso e poi questa forse il tempo smette di essere uno. Ammazza! Uno è Berlusconi su TikTok, eh?
Cioè, stai dicendo che facciamo due. Nolan è Berlusconi su TikTok. Facciamo due. Due. Quindi, votazione finale. Siamo a 13. Siamo 13. In totale, quindi diviso 3. 4 più. Adesso dobbiamo scegliere a chi corrisponde 4 più. Occhio, 4 più ti inimichi qualcuno, Sai che potresti più... scegliere chi è qui presente? Sì. Ah, giusto. Ah, certo, Davide Koch. Esattamente. Certo. In effetti, perché no? Sì, sì, è Davide Koch. È l'ingegnere. 4 più è l'ingegnere che è convinto di fare scienza, ma non la fa. Tra l'altro, siamo. Ho le proprietà per farlo. Tra l'altro, siamo incredibilmente in un sistema entropia invertita. Perché voi avete visto prima l'episodio di Iron Man che abbiamo girato dopo questo episodio che avete visto dopo. Nolan è Davide Koch quando gira Tenet. Cioè è convinto di fare una cosa scientifica. Attenzione, è dissing. Ma non lo fa. Perfetto. Mega dissing. Vai. Perfetto. Siamo giunti alla fine quindi di questa entusiasmantissima puntata di La Scienza di. Grazie mille Luca per averci fatto dire mal di testa e aver fatto guadagnare la tachipirina un sacco di soldi. Ci sono spettacoli che farai in futuro su queste tematiche di cinema e fisica? Sì, ne faccio diversi all'Arcadia di Melzo principalmente, e quindi se passate dalla sala energia dell'Arcadia di Melzo, tra l'altro uno sarà nei prossimi giorni, faccio questi spettacoli di solito con proiezione del film più poi la conferenza sulla fisica del film. Quindi in totale l'evento dura tipo 6-7 ore. Madonna. Di mal di testa. Di sabato. Leggi le carte quindi, anche. Se serve, necessario sì. Se foste interessati, in descrizione trovate il profilo Instagram di Luca e lì metterà tutte quante le info quando le saprà. Adesso noi ce ne andiamo, ma in realtà stiamo arrivando. E quindi qui ci alziamo, facciamo così, capito? No, facciamo questo. Facciamolo insieme. Facciamolo insieme. Continuiamo. Così. Sono già goffo. Però poi in realtà noi stiamo arrivando, ma andando via in un mondo in cui fa freddo ma fa caldo. È tiepido. È finita? Stop.